benvenuti, mi fa piacere incontrare finalmente le persone che verranno in viaggio con noi e do il benvenuto anche al pubblico che magari ci seguirà in un'altra occasione. Ringrazio il professor Guido Scialla e buon ascolto a tutti, ci racconterà, ci contestualizzerà un attimino il viaggio che andiamo a fare. Allora, questo dovrebbe essere un punto in qualche modo propedeutico, introduttivo a un viaggio. E in questo viaggio, per quel che so, visto il programma, visto le persone che le accompagneranno, eccetera, credo che avrete un fiume di informazioni puntuali sul luogo. Tanto altre cose sulla storia dell'ebreo in Polonia, anche se Cracovia è una città, sia pure molto significativa e per molto tempo la capitale anche dell'ebraismo polacco, oltre che della Polonia stessa. E poi sulla Shoah, in particolare sulla Auschwitz. Quindi, per carità, qualcosa arrivò anche stasera, sia sulla storia dell'ebreo in Polonia, sia sulla storia della Shoah e Auschwitz, perché il primo problema da esaminare, o meglio, la prima consapevolezza che bisogna avere, è che appunto Auschwitz è un luogo che è diventato in qualche modo il epitome della Shoah, cioè si dice Auschwitz spesso per dire Shoah, Olocausto, e oggi vi risparmierò la riflessione, peraltro sempre utile, sulle parole che noi usiamo per descrivere l'evento e la loro storia nel tempo. Ma diciamo che Auschwitz è diventato un termine proverbiale, e già questo è problematico. Perché in realtà ci si deve chiedere logicamente perché Auschwitz, perché oggi Auschwitz. Ma diciamo che il mio intento è quello in qualche modo di dare appunto istruzioni per l'uso del viaggio, ma oserei dire tutte in negativo, mi spiego. Cioè, non tanto come bisogna affrontare in modo che è spesso pericolosamente stereotipato un viaggio del genere, ma come non bisognerebbe affrontarlo e soprattutto come si gestirà il dopo. Perché una prima risposta alla domanda che nel mio intento era senza punto interrogativo, poi è apparso con punto interrogativo e va benissimo, non importa. Un luogo è appunto soltanto un luogo. Un luogo è, come dire, uno spazio geografico che però è importante per quello che ci è avvenuto in un determinato periodo e per quello che è avvenuto prima, dopo e da mille altre parti. Questo è molto importante. Anche perché pochi posti come Auschwitz sono stati portati a una sorta di sacralizzazione che è quanto mai profana nel senso negativo del termine, cioè il rischio più grosso è proprio quello di sacralizzare un luogo, di pensare per esempio, come spesso persino i nostri ragazzi pensano, che l'essere in quel luogo automaticamente ti mette in contatto con esperienze storiche o con esperienze vissute, esperienze esistenziali radicali, appunto per il solo fatto di essere in quel luogo e non perché si sa cos'è avvenuto in quel luogo e lo si elabora in continuazione, prima e dopo. Un espediente retorico abbastanza usuale è proprio quello di criticare il proprio stesso titolo.
cioè dire a parte cos'è il luogo vista appunto la pregnanza di Auschwitz, ma per esempio quel sottotitolo che nel momento stesso in cui diciamo l'ho dato a Paola da scrivere, già mi è parso stereotipato, perché la tematica storia e memoria è forse stucchevole di per sé, nel senso che va anch'essa superata e criticata, anche perché non c'è in ballo solo la storia della memoria, ed è per questo che il tutto è estremamente complicato. In più mi è capitato di leggere negli ultimi giorni un libro che, come tutti i buoni libri davvero, mi ha sconvolto ulteriormente, che vi farò partecipi di questo. È un libro di un israeliano che citerò più tardi di nuovo, che si chiama Ishai Sarid e si chiama Il mostro della memoria. Un libro, credo, di poco più di 2 anni fa, pubblicato meno di un anno fa in Italia dalla casa editrice Elo. Comunque avrò modo di parlare. Intanto, appunto, la storia degli ebrei in Polonia. Anche qui difficile farla in poche battute senza prendere spazio. Mi limiterò a dire che la Polonia è sin dall'inizio un luogo che accoglie gli ebrei in modo straordinario, in un momento storico determinato, considerando che forse i primi ebrei che perlomeno provengono da Occidente, cioè dall'Europa centrale, cioè grosso modo dalla, come chiamarla, dalla terra germanica in qualche modo, arrivano probabilmente già dopo il 1000, perché abbiamo delle tracce abbastanza consistenti, per esempio monete con iscrizioni in ebraico che denotano quantomeno un'attività di ebrei in Polonia già quasi subito dopo il 1000. Ma diciamo che il grande arrivo degli ebrei in Polonia data forse dal 1200 in poi. Tant'è che nel 1267 abbiamo un famoso statuto di Kalisz, dato nella città di Kalisz, che è circa nel sud-ovest della Polonia attuale, col quale Duca Boleslao, che era di fatto già il sovrano polacco, concede agli ebrei diritti straordinari che gli ebrei avevano perso progressivamente o che comunque vedevano messi in discussione invece a Occidente. Ricordatevi che la grande penetrazione degli ebrei in Europa, quantomeno quella a partire dal 500 circa era volgare, passa da Occidente, soprattutto dall'Italia meridionale e poi dalla penisola iberica, per poi progressivamente procedere verso la Francia, verso l'Europa centrale e poi verso l'Europa orientale. Poi c'è il grande mistero, perché in realtà molti ebrei sono arrivati probabilmente in Europa orientale, molti, qualcuno quantomeno, in tempi ancora più remoti, da Oriente. Infatti, una cosa parecchio interessante sono i miti quasi sull'arrivo degli ebrei in Polonia e sull'origine degli ebrei polacchi. Mi limito a raccontare il mito più bello, che è quello di mercanti arrivati a un certo punto in un bosco, evidentemente sul limitare di quella che erano allora le terre germaniche con le terre orientali, e che avrebbero avuto una sorta di visione, perché a un certo punto sono arrivati in una radura e la luce venuta dal cielo, che forse magari una mano, cose quasi bibliche, una voce che diceva Polin, qui state, da cui Polin, cioè la Polonia in ebraico, diciamo, come è stato chiamata dagli ebrei per molto tempo. Questo quando è venuto è un mito, un bellissimo mito
che può essere datato tra il 1000 e il 1200. Invece è interessante questa faccenda dei mercanti, perché almeno queste cose curiose le devo raccontare. A un certo punto c'è stata una moda per cui si è detto da parte di tutti che il grosso degli ebrei dell'Europa dell'Est, gli ebrei aschenaziti cosiddetti, non sarebbero affatto ebrei che provengono dalla Germania, ma per lo più discendenti di quel popolo tartaro, caucasico, i Kazari, che ed è storia, si erano convertiti nell'VIII secolo circa all'ebraismo. E come prova si fa notare che, per esempio, senza entrare in discorsi pseudo-razziali o troppo biologici, che come dire sono sempre sgradevoli, soprattutto quando fatti sugli ebrei, però si nota che, per esempio, gli ebrei dell'Europa dell'Est hanno tratti fisici, spesso, non sempre, certo molto, come dire, orientali, zingareschi e un sacco di altre cose, ma soprattutto molto slavi, cioè vicini alle popolazioni locali, viso quadrato, zigomi, insomma tante cose che sembrano esserci tra gli ebrei. Ora, questa sarebbe la prova che in verità probabilmente non è così, il grosso è sicuramente venuto da ovest e soprattutto sono venuti da ovest quelli che hanno caratterizzato, che hanno in qualche modo creato quell'ebraismo, a partire dalla lingua, perché l'Yiddish certo non può essere nato nel Caucaso, era nato piuttosto in quel fertile confine tra Francia e Germania attuale, tanto per semplificare, che è stato un punto decisivo non solo nella storia del mondo, ma anche, diciamo, nella storia ebraica d'Europa. Invece c'è un'ipotesi storiografica che vi farà sorridere, ma che è avvalorata da storici serissimi, per cui in realtà davvero i primi ebrei che arrivano in Polonia, che si spostano, diciamo, da ovest verso il centro, per poi magari ricongiungersi molto più tardi con altri ebrei che venivano da sud o da altre parti, questo è più che possibile, però erano dei mercanti, uomini soli, che tra l'altro godevano, tra i privilegi di cui godevano, di possedere schiavi e schiave. E secondo alcuni storici è del tutto plausibile che a un certo punto abbiano liberato queste schiave e se le siano sposate dopo averle convertite, quindi schiave slave, e quindi questo spiegherebbe i tratti. D'altra parte sappiamo benissimo che ognuno di noi è figlio di mille mescolamenti, ed è bene che sia così. Come dire, con frase facile, per fortuna siamo il popolo forse più bastardo del mondo, insieme agli italiani, quale abbiamo forte consapevolezza di tutti i popoli che hanno attraversato l'Italia. Detto questo, questo per quel che riguarda appunto i miti delle origini. In realtà tra il 200 e il 300 la presenza ebraica che in qualche modo procede da ovest verso est sempre di più, fino alla Lituania, alla Russia bianca, cioè la Bielorussia, e tutte le terre che sono ancora, e la Russia stessa, e l'Ucraina, eccetera, tutte le terre che sono a est ancora della Polonia, insomma la formazione dell'Yiddish Land procede a grandi tappe che fondamentalmente potremmo semplificare così, diciamo quella ancora basso medievale, quindi soprattutto dal 200 fino al 1500, e poi l'età moderna, che farei partire in questo caso più dal 1600 che già dal 1500. Il 1500 è il secolo d'oro della presenza ebraica in Polonia, che non è ancora così capillare e diffusa, perché gli ebrei si caratterizzeranno in Polonia, come peraltro era accaduto e accadrà in altri luoghi anche,
per una presenza capillare sia nelle campagne che nelle grandi città. Ed è questo anche che è impressionante. Evidentemente la Polonia per parecchi secoli, mentre l'Occidente diventava progressivamente off-limits, per dire, vi ricordo una progressione diabolica, in un certo senso, che è quella per cui alla fine del 200 gli ebrei erano stati espulsi da Inghilterra, peraltro l'ultima terra in cui si dice siamo approdati nel 1066 con Guglielmo il Conquistatore, capo dei Normanni. Alla fine del 300 sono espulsi dalla Francia, alla fine del 400 da Spagna e più tardi dal Portogallo. Poi il paradosso storico è che saranno precisamente questi ebrei sefarditi, delle diaspore sefardite, a riandare ad Occidente. Questo almeno è quello che accade. Ma intanto gli ebrei trovano nell'Oriente d'Europa un terreno straordinario di, come dire, di vita, di accettazione, re che pur continuando nell'uso medievale di considerare ebrei cosa propria, servi della Camera Reale, come erano già stati definiti dall'imperatore Federico II nel 1200, precisamente nel 1337, mi sembra, diciamo anche in Polonia gli ebrei sono andati e occupare il famoso Lebensraum, cioè lo spazio vitale a Oriente che doveva essere ripopolato, richiamandosi tra l'altro a miti antichissimi, ma soprattutto medievali, quando veramente dall'Europa centrale, dalla terra tedesca, popolazioni si erano spostate in tutto l'Oriente d'Europa, creando delle vere e proprie enclave, puntualmente rivendicate dai nazisti, diciamo prima e durante la guerra, in tutta l'Europa orientale. Cioè c'era stato un parallelo, in qualche modo una parallela progressione di ebrei nell'Europa orientale insieme con i tedeschi. E non dimenticatevi che le rivalità economiche non spiegano le cose storiche, soprattutto cose così grosse. Eppure ricordatevi che dal Medioevo tedeschi ed ebrei erano in concorrenza proprio in quello che era, diciamo, la grande via dell'Oriente, la colonizzazione economica in qualche modo, certo non la colonizzazione non da parte ebraica ma probabilmente da parte tedesca, sì. Quindi in realtà c'è sempre un progetto duplice: quello di eliminare gli ebrei, o all'inizio quello di allontanarli, isolarli, rinchiuderli in una zona, e qui non voglio aprire la discussione che da sola meriterebbe ore di argomentazioni se veramente sin dall'inizio lo sterminio fosse la soluzione adottata, se questa fosse l'intenzione sin dall'inizio. Fatto sta che non c'è molto di tutto. Ma diciamo che c'è il progetto veramente di colonizzare quelle terre, quindi anche l'eliminazione degli ebrei e la schiavizzazione dei polacchi in gran parte erano parte integrante di un progetto globale di vera espansione della popolazione tedesca ad ovest, ad est. Quindi bisogna ricordarsi questa cosa. In questo senso Auschwitz all'inizio, tanto per essere chiari, è un campo simile negli intendimenti, nelle finalità, a quello che erano i campi di concentramento in Germania, cioè i campi a partire da Dachau, il primo campo ad essere allestito pochi mesi dopo la presa di potere di Hitler nel 1933, ma poi progressivamente tutti i campi del sistema concentrazionario in Germania. Auschwitz all'inizio è questo, perché per i tedeschi in qualche modo quella è già terra tedesca.
tedesca, è già terra destinata ad essere tedesca, mentre il governatorato generale, cioè l'altra parte della Polonia, era terra che andava in qualche modo ancora modellata e preparata per il dopo, cioè per la tedeschizzazione in qualche modo, eccetera. Ecco, questo è molto importante da tenere sempre presente, perché in qualche modo spiega certe cose e spiega anche le mille contraddizioni che si creeranno a un certo punto anche nel modo in cui i tedeschi procedono. Ecco, per quello che riguarda Auschwitz, io ci arriverei da due angolazioni. Prima di tutto dalla storia della Shoah, dal progredire della Shoah. Naturalmente non ripeto, rimando per quelli che parteciperanno al viaggio molto a quello che sentirete lì, anche in modo massiccio dalle guide locali, ma da Marcello, da me, eccetera, eccetera. Ma almeno una cosa va detta: Auschwitz è appunto il punto d'arrivo, anche il punto di partenza, nel senso che ho appena detto ora, all'inizio non è un campo per ebrei, tra l'altro si tratta di una caserma, prima austriaca, perché quel territorio, cioè siamo nella Slesia, confini con la Galizia, insomma, questi sono tutti i nomi che continuamente si mescolano in quella zona geografica, praticamente quella zona è stata per molto tempo sotto il dominio, perlomeno dalla fine del Settecento fino alla Prima Guerra Mondiale, sotto il dominio austriaco, e infatti c'era una caserma austro-ungarica, diciamo così, asburgica, poi diventata, con la rinascita dello Stato polacco, caserma polacca. Auschwitz I, cioè diciamo il primo campo di Auschwitz, è appunto quella caserma molto ampliata, molto rilavorata, appunto per accogliere i prigionieri politici, all'inizio soprattutto polacchi. Quindi da questo punto di vista è proprio un campo di concentramento. In realtà, ovviamente, come dicono due studiosi francesi, Brutmann e Tarriconi, in un libretto che è stato tradotto da Koch in italiano, Le 100 parole della Shoah, non crediate che sia un dizionarietto banale, nessun dizionarietto banale, quando serve un po' a capire di più, nella voce Auschwitz, loro dicono Auschwitz è fondamentalmente tre cose. È una città, è un campo di concentramento, è un campo di sterminio. È una città, tra l'altro, che si inserisce in quello che era il progetto nazista, per come l'ho descritto prima. Vi ricordo che la famosa galassia di campi, che va ben oltre i tre campi principali, che sono Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenau, il vero e proprio campo di sterminio, o che sarà tale, perché all'inizio non viene concepito con questa finalità, e poi Auschwitz III, Monowitz, così come devi per intenderci. In realtà ci sono molti altri campi, campetti, stazioni agricole, sperimentali. Insomma, i tedeschi intendevano fare in quella zona, anche per la sua collocazione, indicazione certamente ben piazzata quasi nel cuore di quella che dovrebbe essere l'Europa tedeschizzata, non solo all'Oriente ma in progressione su tutto il continente, diciamo che creano praticamente una sorta di appunto galassia anche cittadina per il futuro popolamento tedesco, e intanto gestiscono in qualche modo gli ebrei in questi campi, ma sono gli ebrei appunto, ma usando per esempio spesso gli ebrei come cavie in cose che hanno a che fare con l'agricoltura, con la medicina. Ci sono
appunto tutta una serie di campi e di funzioni che vengono attribuite progressivamente a questo insieme di campi. Ma appunto Auschwitz diventa Auschwitz alla fine. Tra l'altro qui voglio già fare una serie di osservazioni. Proprio Primo Levi osserva che in realtà nell'immediato dopoguerra in Italia il campo per antonomasia, il campo della bestia nazista, era Mauthausen. E questo, dice Primo Levi, forse per due ragioni essenziali. Primo Levi anche altri, perché intanto era il campo dove erano finiti molti prigionieri politici italiani, perché Mauthausen è un luogo di deportazione, per esempio, dei deportati politici italiani. Ma poi Primo Levi dice una cosa pazzesca, perché era quello che io avevo vissuto da ragazzino nei miei primi approcci alla materia. Mauthausen contiene nella sua sonorità la parola, cioè rimanda alla parola mattatoio, per un orecchio italiano. E quindi Mauthausen più di altri luoghi si imprimeva nella memoria. Questo lo dico perché io ricordo che la mia esperienza, oserei dire il mio, usiamo una parola particolarmente strana in un contesto, il mio battesimo, diciamo, alla Shoah, lo ebbi quando questa scuola, il preside Schaumann, mandò classi, tra l'altro di seconda media, o quantomeno io ero in seconda media, una mostra al Palazzo Reale, organizzata dall'ANED, in cui almeno io per la prima volta vidi alcune cose. E mi ricordo che addirittura alcune famiglie non avevano mandato i figli, prevedendo che potesse essere un impatto mostruoso. So che quell'estate, vi posso dire l'estate tutto ricostruito nella mia casa, poi c'è anche internet. Allora, era, mi ricordo, il 1970, e andai a questa mostra, il tutto avveniva verso maggio, a un mese almeno dalla fine della scuola. Per me passarono quei mesi, tra l'altro quell'anno fu un anno scolasticamente trionfale, ero tutto felice, una notte d'estate, piena vacanza, mi sveglio di notte e vado a controllare il gas e mi prende una paura agghiacciante che non mi lascerà per parecchi mesi. Io ho avuto il mio battesimo, cioè in quel momento io, che venivo trovato da una famiglia relativamente poco toccata, anzi per certi aspetti per nulla toccata in Egitto, ma poteva capitare, come noto, diciamo che da quel momento è come se io veramente avessi capito di far parte di quel popolo, di avere rischiato con loro, di essere in qualche modo, come si dice un po' retoricamente, anche io un sopravvissuto, come ebreo quantomeno. E soprattutto una sorta di prima visione mitica, per cui per esempio io sono tra quelli che anche oggi, dopo aver quell'estate, mi ricordo, maledetto a Schaumann per averci spedito lì, poi oggi nel tempo l'ho benedetto, perché quello era l'unico modo in cui si poteva forse entrare brutalmente in questa cosa, cioè farla propria, nel bene e nel male. Ovviamente non è una cosa bella da fare propria, però va fatta propria. E ricordo appunto che nei miei primi approcci, tra l'altro quell'anno ci avevano fatto leggere a Spizzichi, cioè l'anno precedente, in seconda media, ci avevano fatto leggere a Spizzichi e Bocconi, in modo che per me non era stato onestamente significativo, o non lo ricordo come tale, il diario di Anne Frank. E cominciai a leggere, mi ricordo che ho preso un appuntino
della Garzanti, che è uno degli splendidi, le Garzantine, l'argentino storico, beh, guardavo la pagina dello Sterminio degli Ebrei e cominciai a vedere quei nomi, e ripeto, Mauthausen mi colpì sempre molto più di Auschwitz. Auschwitz lo vedevo come forse qualcosa avevo capito, una specie di campo generico. Perché Auschwitz successivamente diventerà invece il simbolo? E questo al di là della mia esperienza. Perché innanzitutto è il luogo da cui sono venute fuori più persone, ci sono stati più sopravvissuti, anche perché ha corrisposto in qualche modo all'ultima fase della Shoah. Ecco, come sintetizzare in breve la Shoah? Sapevo benissimo che si tratta di uno schema che lascia il tempo che trova, anche perché un'altra osservazione preliminare, da tenere ben presente anche quando molti di voi saranno lì, e un'altra cosa personale, io col tempo mi ero fatto nella mia vita l'immagine appunto di un luogo estremamente tedesco, razionale, efficiente, usando un aggettivo terribile in questo caso, pulito, asettico nel suo funzionamento. Ora poi ho capito che tutta la Shoah è tutt'altro che un processo lineare, è un processo che ha continue deviazioni, che dipende moltissimo dal fatto che a un certo punto i poteri nazisti locali, soprattutto nel momento in cui i nazisti avevano occupato praticamente quasi tutta l'Europa, comunque avevano un controllo su quasi tutta Europa, fanno a gara, per esempio, nel fare cose, nel prendere iniziative che secondo loro corrispondono alla volontà del Führer o comunque dei capi, ma soprattutto del Führer. Perché nel nazismo, non scordiamolo, la personalità di Hitler, è bene ripeterlo, è veramente importante, nel senso che sin dall'inizio è una personalità carismatica, in male assoluto, che però è tale da condizionare l'intero movimento e l'intero processo storico in qualche modo. Quindi diciamo che tutto quello che si produce nel tempo deriva anche da un caotico intrecciarsi di iniziative, e Auschwitz stesso, come scoprì più tardi quando già molto grande tradussi un libro di un ex negazionista che era passato dalle parti invece dei non negazionisti, francese, Jean-Claude Pressac, tradussi, mi capitò di tradurre il suo libro sulle macchine di Auschwitz e le camere a gas di Auschwitz, e scoprì ancora di più, in qualche modo, invece un sistema assolutamente disordinato, caotico, in cui le cose nascono anche per caso, in cui si procede molto spesso empiricamente, volta per volta, eccetera. Quindi anche, per esempio, ricondurre la Shoah, diciamo, lasciando da parte per adesso le origini della Shoah, cioè il, diciamo, che poi sono l'antisemitismo moderno, l'antisemitismo che nasce alla fine dell'Ottocento, che non è semplicemente un razzismo antiebraico, se no non sarebbe arrivato a tanta radicalità, e che piuttosto è ben riassunto il testo vero dell'antisemitismo moderno, banalmente sono i protocolli di segregazione di Sion, cioè la teoria complottistica. Gli ebrei non sono, per i nazisti certamente, soltanto una razza inferiore, gli ebrei sono una razza nemica. Costituzionalmente, come dicono i filosofi, ontologicamente nemica. E in questo senso vero e proprio virus, batterio, animali, già sul paragone con alcuni animali, tra ebrei e animali si potrebbe fare una storia lunghissima e già molto studiata. E io da animalista devo dire ho sempre trovato onorevole essere
anche confrontato anche con una blatta o con qualunque cosa. Con... Ora, sin dall'inizio, appunto, l'antisemitismo è sicuramente il motore e parte da lontano, e sicuramente, come si dice sempre, la prima guerra mondiale come punto d'arrivo dei nazionalismi, delle intolleranze, di ogni imperialismo e odio nazionale insieme, e anche di ogni razzismo, anche se le razze non esistono, vale la pena sempre di ripeterlo, non esistono le razze umane, le uniche razze che gli scienziati oggi riconoscono sono quelle degli animali selezionati dall'uomo. Le razze sono i boxer, piuttosto che i cavalli, piuttosto che la mucca chianina, la bestia, non so, quella che dà la carne chianina, anche questo mi interessa poco, la vegetariana militante, ma diciamo che tutte queste cose in qualche modo cioè sono importanti e rilevanti, però alla fine quello che conta è questo scoppio di violenza senza più limiti che si produce a seguito anche dell'esperienza della prima guerra mondiale e poi di tutti gli eventi politici che diciamo succedono e che preparano in qualche modo la guerra e soprattutto diciamo la perversione storica, anche se ovviamente non è una perversione nel senso di qualcosa che non spiegabile, della Germania, diciamo fino appunto al nazismo e oltre. Ora, se invece andiamo a vedere le tappe fondamentali della Shoah, potremmo vederle così. Primo, la persecuzione in Germania, nel Reich, progressiva, che culmina, come si dice, in quell'episodio più simbolico e ancora, diciamo, anticipatore, in realtà, della Notte dei Cristalli, quando veramente si ammazzano gli ebrei per le strade e si fa forse la prima strage di massa di ebrei, sia pure quantitativamente ridotta se si pensa a dopo. Poi c'è la guerra che gli ebrei di tutta Europa che praticamente si trovano a cadere progressivamente nella trappola nazista. Ora, a parte tutti quei processi veramente molto complicati da ricostruire per la ragione che dicevo prima, perché tutto è estremamente in qualche modo complicato da come dire, da antirivieni storici, non c'è un processo lineare che sia descrivibile come tale. Per esempio, già solo dopo l'occupazione della Polonia noi potremmo individuare 2-3 tappe che sono però sin dall'inizio intrecciate: il massacro sul luogo, la violenza diciamo disordinata e selvaggia che accompagnerà tutto il processo della Shoah sin dall'inizio, ma poi la discriminazione degli ebrei rispetto agli altri, gli ebrei che vengono costretti al lavoro coatto, poi che vengono progressivamente ghettizzati in Polonia e poi anche altrove, verso l'Europa orientale, dopo l'attacco nazista all'Unione Sovietica a partire dal 22 giugno 1941, via via anche ad est la pratica dei ghetti, mentre per esempio, ecco, vi racconto una cosa, qualche anno fa mi è capitato questa cosa abbastanza curiosa che i miei ragazzi a scuola, preparando qualcosa per Yona Shoah, praticamente anche i ragazzi molto in gamba, non farò nome, belli mi dicevano che la ghettizzazione è una delle tappe in tutta Europa, perché tra le altre cose sentono di deportazioni dal ghetto di Roma o altro. Io ho detto, no belli,
non è così. L'Europa occidentale c'è tutt'altro, la ghettizzazione è molto marcata, diciamo, in Polonia e poi più a est della Polonia, ma certamente non è una tappa uniforme. Semmai c'è l'individuazione, la discriminazione degli ebrei dappertutto, fatta magari da governi collaborazionisti come quello di Ma diciamo che in Polonia c'è questo processo, ma la Polonia è ancora luogo di esperimento, almeno fino a un certo punto. Poi il massacro sistematico degli ebrei, il genocidio vero e proprio, comincia, come noto, dopo l'attacco all'Unione Sovietica ed è quella che ormai si usa a chiamare la Shoah delle pallottole. In realtà non ci sono solo pallottole, vengono usate dagli Einsatzgruppen, cioè gruppi di fucilatori che seguivano l'esercito tedesco nelle varie sezioni del fronte con la Russia. E ricordo che l'attacco tedesco è grandioso e va dal nord, dalla zona dei paesi baltici, per intenderci, fino alla Bielorussia, fino all'Ucraina, fino a ancora l'Ucraina più a sud, verso la Crimea. E dappertutto ci sono questi corpi di fucilatori, cui si aggregano volontari locali, cui suppliscono in alcuni casi le parti dell'esercito, e che dopo aver inizialmente avuto come compito quello di uccidere, diciamo, le dirigenze comuniste sovietiche e gli ebrei maschi adulti che potevano costituire minaccia di resistenza, invece a un certo punto, rapidissimamente, nel giro di qualche mese, si passa all'ordine di sterminare le intere comunità, a partire dai bambini, perché i bambini possono crescere e diventare nemici proprio per aver visto quello che è stato fatto ai loro padri, che è una motivazione che spesso i nazisti adorano tranquillamente come la più razionale possibile per ammazzare i bambini. Ora, la Shoah delle pallottole, che in realtà avviene appunto in tanti altri modi, il più classico è quello di mettere tanti ebrei in una sinagoga, magari di legno, e dare fuoco, per dire una, ma poi in mille altri modi, già lì vengono sperimentati, per esempio, i camioncini a gas, che saranno l'inizio della Shoah attraverso il gas, in qualche modo. Ma questa è sicuramente la prima fase dello sterminio, che è già pienamente in atto alla data del 20 gennaio 1942, con la famosa conferenza di Wannsee, nella quale in realtà anche lì si pianifica lo sterminio, ma in realtà anche lì, se uno va a vedere, è una riunione che dura un'ora, in cui si gioca moltissimo sulle cose non dichiarate a pieno, anche se molti dei presenti, che sono spesso dirigenza di mezzo livello dei ministeri, a parte appunto la presenza di Heydrich, in quel momento l'incaricato praticamente da Himmler del compito di risolvere la questione ebraica verso est, nel caso di Lille, e poi c'è Eichmann che fa da segretario, ma diciamo lì appunto un po' non si dice, ma si capisce benissimo, tanto che appunto molte delle persone presenti si dice, voglio crederlo, si sentivano alquanto male e perché capivano di cosa stessero parlando. Dopodiché è una riunione che secondo molte ricostruzioni, anche secondo i protocolli che ne abbiamo, durò un'ora o poco più, lasciando, come sempre nel sistema nazista, poi alle persone localmente di risolvere i problemi tecnici in qualche modo. Come noto, a un certo punto, ma in un periodo che in un certo senso coincide già con la fase della Shoah delle pallottole, appunto su tutto il fronte russo, praticamente si cominciano a sperimentare altre cose. Probabilmente già quando nella primavera del 41 i nazisti occupano la
penisola balcanica, per intenderci Jugoslavia, Grecia, perché gli italiani non erano riusciti ad avere vinta appunto su greci e jugoslavi, diciamo che i nazisti sperimentano già con grande libertà tutti i mezzi di messa a morte, dalla violenza locale, dallo sterminio fatto sul posto, che Pietro Conti portato a sistema è la Shoah delle pallottole, ma che può avere mille altre manifestazioni, anche saltuarie, o che spesso si accompagnavano, per esempio, alla deportazione, come più tardi delle porte, si fa una strage sul posto e poi si deporta il resto, per esempio. E per esempio la sperimentazione dei famosi cannoncini a gas, qui bisognerebbe fare una digressione per dire che il primo sterminio col gas viene progettato da quei tecnici nazisti che avevano già operato sul suolo tedesco e austriaco nell'operazione Eutanasia, la famosa operazione T4 nazista sui malati di mente, su tutte le vite non degne di essere vissute in Germania, quindi non su ebrei, ma su altri. La seconda fase, se vogliamo, è grosso modo la famosa Aktion Reinhardt, chiamata così in onore di Reinhard Heydrich, che viene ammazzato, diciamo, all'inizio del 42 da partigiani cechi, cioè boemi in questo senso, praticamente si avvia il processo di sterminio col gas o in luoghi appositi, non con tanti, come si era fatto più o meno fino a quel momento, su luoghi appartati fuori dalle città dove portare le persone a ammazzarle sul posto o appunto, come ho detto, in mezzo alla città, nella sostanziale sovente indifferenza delle popolazioni locali, almeno in, se non la collaborazione, come dire, come noto, delle popolazioni dalla Lituania fino all'Ucraina. L'Aktion Reinhardt è praticamente lo sterminio sistematico degli ebrei polacchi, con campi di puro sterminio, come si dice, che sono Chełmno, nel Wartegau, cioè vicino a Łódź, per intenderci, dove si comincia sperimentando intensamente con i famosi cannoncini a gas, monossido di carbonio, eccetera, e poi invece campi in cui si creano postazioni fisse, camere a gas, che sono Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec. Ci sono altri luoghi di messa a morte. Quando qualche anno fa gli studiosi americani legati all'Olocausto, al Museum, al Memorial Museum, eccetera, si sono messi a fare queste opere gigantesche che sono enciclopedie di luoghi di messa a morte, hanno trovato luoghi di messa a morte in un modo o nell'altro pressoché infiniti. Infatti sapete che c'è chi oggi va alla ricerca di resti di ebrei, forse non soltanto di ebrei, per esempio di tutto il territorio russo, ben oltre quello che già conosciamo. Ora, l'Aktion Reinhardt significa il passaggio appunto alle camere a gas, che comunque continuano a non essere l'esclusivo mezzo di messa a morte. E tra le altre cose, appunto, ci sono prima dei campi di puro sterminio in cui gli ebrei entrano, magari alcuni sopravvivono e svolgono le funzioni che poi Auschwitz renderà famose di Sonderkommandos, ma anche banalmente, come dimostra la rivolta per esempio a Sobibor nel settembre del 43, gli ebrei che si rivoltano sono quelli asserviti e messi al servizio di nazisti e loro collaboratori ucraini e altro, che a un certo punto si crea, infatti la rivolta inizia in quella che è la sartoria, in
cui questi ebrei, e comincia anche perché nel frattempo sono arrivati nel campo degli ebrei russi che avevano avuto esperienza militare nell'Armata Rossa, e il capo della rivolta è appunto un ufficiale ebreo sovietico. E permettetemi che sempre così ho brividi di piacere, nonostante tutto, a pensare appunto anche all'ufficiale sovietico dell'Armata Rossa, non perché sia uno nostalgico del comunismo sovietico, ma perché insomma è storia pesante e grave, insomma, e niente affatto disonorevole. Allora, detto questo, ci sono i campi di puro sterminio e poi c'è Auschwitz. In realtà Auschwitz ha una sua storia che, come ho accennato prima, è del tutto indipendente. Praticamente già nell'aprile del 1940 questa caserma preesistente viene scelta come luogo di imprigionamento soprattutto per gli ebrei. Poi nel 1941 progressivamente arrivano anche degli ebrei, ma anche se nella primavera del 1941 già si progetta una camera a gas in crematorio nel campo principale, quello che all'inizio è l'unico vero campo, cioè Auschwitz 1, con le costruzioni in muratura, tra l'altro toccate, per esempio nelle palazzine si fa il secondo piano proprio per renderle più capienti, eccetera, dove vengono tenuti i prigionieri, ma anche dove ci sono i vari uffici, la cucina, eccetera, eccetera. Praticamente appunto già nel corso del 1941 cambiano gli obiettivi. Dall'estate del 1941 via via Auschwitz diventa anche luogo di detenzione, ma anche di sterminio immediato per i prigionieri sovietici, per i prigionieri militari sovietici. E infatti le prime sperimentazioni, diciamo, con il gas e soprattutto con quel gas che sarà caratteristico di Auschwitz, ma anche in parte di Majdanek, che in piccolo è un campo come Auschwitz, cioè un sistema di campi, un campo in cui c'è sia il concentramento e il lavoro, sia lo sterminio, lo Zyklon B, cioè questo prodotto che doveva servire per disinfestare praticamente gli occhi e altre cose, e che viene sperimentato sugli uomini. È proprio una cosa diversa, il monossido di carbonio, quello delle auto, questo è un gas che si sprigiona a contatto di questi cristalli con l'aria, con il calore, eccetera, eccetera. E vengono fatte le prime sperimentazioni su prigionieri sovietici o prigionieri malati o cose di questo genere, non ebrei, quindi pure. Già nel 1941 si progetta un campo molto più ampio che sarà Birkenau. Birkenau, tra l'altro, esattamente come Auschwitz, è la tedeschizzazione di Oswiecim, che è il luogo, la città polacca, come si chiama in polacco. Nel caso di Birkenau si tratta del bosco delle vetture, perché il posto si chiamava Jezinka, era praticamente questo bosco delle betulle. Le betulle ci sono ancora, e tra l'altro, come è stato notato mille volte, allora come oggi era un paesaggio per certi aspetti bellissimo, e quindi ancora più straziante nel ricordo e nella nostra percezione di erba. Ora, diciamo che Auschwitz è in qualche modo la terza tappa della Shoah, ed è, anche se praticamente ad Auschwitz, ma in realtà in tutti i campi di sterminio, compresi quelli della Polonia orientale, dove per lo più erano stati mandati gli ebrei polacchi già nel corso del 1942. Ricordo che il 1942 è l'anno in cui sono morti già più ebrei di tutto l'insieme della Shoah, in cui ci sono state più vittime. Il 1942 è già un anno clou. E questo anche considerato che il 43 e il 44 saranno ancora ininterribili, almeno fino alla fine del 44.
Ora, ad Auschwitz succede che si decida a un certo punto, per ordini che vengono ovviamente da Berlino, con Himmler che ogni tanto fa la sua visita sul campo per vedere come è stato gestito, si decide di costruire a 3 chilometri dal campo principale, da Auschwitz 1, questo campo Birkenau, si rade al suolo praticamente un villaggio che c'era lì, e un paesino, e praticamente si erige questo campo che rimarrà, come è stato ben definito, un cantiere permanente fino alla fine. Infatti voi visiterete delle parti, vedrete delle parti di Auschwitz che erano in costruzione, il famoso Mexico che è al confine, diciamo, a destra, entrando, diciamo, nel confine orientale del campo di Auschwitz-Birkenau, cioè Auschwitz II. Inizialmente il progetto è quello di rinchiuderci soprattutto i prigionieri di guerra sovietici, e l'idea di rinchiudercene 100.000 almeno. Poi nel momento di massima espansione ci saranno forse 200.000 prigionieri per tutti i campi. Poi ovviamente i numeri supereranno. Ora, quello che accade è che però rapidissimamente l'obiettivo cambia. Ad Auschwitz 2 verranno rinchiusi praticamente ebrei che provengono da tutti i paesi, in base 23 paesi d'Europa, ebrei ma anche prigionieri politici, ci saranno anche politici ad Auschwitz e anche a Birkenau. Ma principalmente il campo diventerà il luogo di messa a morte degli ebrei progressivamente. Quello che si era sperimentato sui prigionieri sovietici in precedenza viene poi applicato in modo sistematico agli ebrei a Birkenau. Tant'è che si ricorda che poi in un primo tempo e soprattutto nel 1942 gli ebrei vengono uccisi soprattutto nelle famose case coloniche, la casina bianca e la casina rossa, messe sistemate per trasformarle in camera gas, mentre nel 1943 progressivamente si costruiranno 4 immensi crematori, dove il crematorio è il sistema integrato, diciamo così, di camera gas e poi crematorio per liberarsi dei corpi, il tutto accompagnato sempre, peraltro, da robe all'aperto, ed è anche qui, ripeto quello che ho detto prima, i nazisti sì, sono sistematici quando possono esserlo, ma non sempre lo sono, e spesso tornano indietro. Per esempio nel 1944 verranno riattivate le prime case coloniche proprio per l'arrivo massivo degli ebrei ungheresi e per procedere allo sterminio rapido degli ebrei ungheresi, che sono gli ultimi in qualche modo ad essere sottoposti allo sterminio sistematico, appunto a partire dal maggio 1944. Ora, anche se, come accennavo prima, in realtà ebrei olandesi, francesi vengono deportati sin dal 1942, prima ancora, per esempio, slovacchi, ma gli slovacchi verranno deportati ad Auschwitz anche. Ma insomma, anche negli altri campi, a Treblinka, che noi consideriamo giustamente come luogo di messa a morte, soprattutto degli ebrei di Varsavia, per dire, essenzialmente degli ebrei di Varsavia e circondario, perché ovviamente non solo, come ho detto, gli ebrei erano disseminati dappertutto, ma per di più i nazisti all'inizio li avevano deportati all'interno della Polonia, spostati da un luogo all'altro per ragioni così di comodità. Per esempio, nel momento in cui Hans Frank, che è il governatore generale della Polonia dal 1939, decide di liberare la capitale, cioè Cracovia, il più possibile dagli ebrei, comincia già a deportarne in altre zone più o meno vicine una buona parte. Vi faccio anche notare una cosa abbastanza curiosa e straziante,
per costruire o per riadattare Auschwitz 1, cioè la caserma polacca, ma poi anche Birkenau, vengono utilizzati gli ebrei di Oswiecim. Ma gli ebrei di Oswiecim per lo più andranno a morire altrove, verranno deportati altrove, non ad Auschwitz. Questo per dire anche appunto l'estremo disordine di un sistema che comunque poi funziona. Se voi andate a leggere quel libro che, come vi ho detto prima, ho tradotto in anni lontani, avrete proprio questa impressione, anche perché lo scrittore, pur essendosi convertito a un certo punto dal negazionismo come si dice, come dicono i negazionisti, allo sterminazionismo, parole ghiaccianti, alla teoria dello sterminio, praticamente, non è molto empatico e scrive in un modo molto tecnico che però rende bene, in qualche modo, proprio la prospettiva nazistica. E quindi tutto procede in questo modo, ma Auschwitz è soprattutto il luogo in cui finirà il grosso degli ebrei dell'Europa occidentale, dell'Europa meridionale e anche ancora della Polonia, ma soprattutto quelli dell'Europa occidentale. Forse anche per questo e per il fatto di essere durato più a lungo, di aver avuto un numero di prigionieri comunque enorme, aver avuto appunto alla fine molti sopravvissuti, perché hanno resistito in qualche modo fino alla fine, o perché anche erano arrivati tardi nel sistema e poi con modalità anche queste casuali, perché la sopravvivenza ha sì spesso percorsi razionali, ma spesso, come dire, è la pura fortuna ed è il puro caso che interviene nella vita degli uomini, diciamo, molte più persone hanno avuto poi la memoria di Auschwitz. E poi, ripeto, molti ebrei da tutta Europa, ma soprattutto Europa occidentale e meridionale, sono arrivati lì, fino agli ungheresi, che non sono né Europa occidentale né Europa meridionale, sono Europa centrale, ma che comunque hanno costituito poi una memoria storica straordinaria, anche perché ci sono arrivati e eventualmente qualcuno si è salvato alla fine. I morti che hanno variato nel tempo diciamo da numeri straordinari, spesso alimentati, bisogna dire, dallo Stato polacco, almeno ai tempi del comunismo, per enfatizzare soprattutto i morti polacchi. Vi ricordo che per molto tempo lo Stato polacco ha come occultato la specificità ebraica, come peraltro ha fatto anche l'Unione Sovietica e tutti i paesi dell'est, annegando, diciamo, i morti ebrei genericamente nel numero degli ebrei dei polacchi piuttosto che dei sovietici morti nella guerra. Questo fermo restando che polacchi e sovietici, nella fattispecie, hanno pagato un tributo molto forte, diciamo, al nazismo, certamente comparabile, affiancabile agli ebrei. Ora, oggi si dice che fondamentalmente sono morti, forse veramente sono passati dal campo, quanti? Non 4 milioni di cui si parlava un tempo, ma forse almeno un paio di milioni di persone, e forse anche di più in realtà, forse appunto. Molti magari sono usciti, perché qualcuno è uscito da Auschwitz non a fine della guerra, ma anche prima, di giovani politici o altro. Ma diciamo oggi si valuta 1.100.000 morti, di cui stagliamo la maggioranza almeno tra i 900.000 e 1.000.000 che avrebbe. E quindi alla fine Auschwitz diventa veramente, come dicevo prima, la nemica del sistema, cioè la conclusione dove tra l'altro si porta ad estrema raffinatezza, se si può dire così,
la macchina del dispositivo e appunto anche per l'utilizzo di questo gas abbastanza particolare che a un certo punto sembra funzionare più che efficacemente, anche se vi ricordo che uno degli argomenti preferiti dei negazionisti nel tempo era proprio l'impossibilità che quel gas in quelle circostanze eccetera potesse funzionare su migliaia di persone. L'idea quando si progetta di costruire nel 1943 i crematori di Auschwitz, che vedrete su loro appunto il momento dei dettagli, era proprio quella di in qualche modo arrivare a poter eliminare fino a 10.000 persone al giorno o cose di questo genere. Quindi poi avverrà, non avverrà, non si arriverà mai alla cifra ottimale agli occhi dei artisti, ma insomma ci saranno periodi in cui la macchina della morte funzionerà a pieno regime. Ora però appunto vorrei fare alcune considerazioni. Abbiamo visto benissimo, ripeto, molte altre cose che farà il viaggio e saprà portarli. Vorrei fare alcune considerazioni che si ricollegano a quelle iniziali. Oggi noi viviamo in un'età in cui la parola memoria ha acquistato un significato molto specifico, molto pregnante, ma anche progressivamente molto vuoto. Io nel titolo alludevo proprio a quello che è il più evidente dei problemi, il rapporto tra storia e memoria. A parte tutte le difficoltà che sono state puntualmente sollevate nel tempo, quando è iniziata la cosiddetta età del testimone, cioè forse con un avvio iniziale col processo Eichmann nei primi anni 60, ma poi soprattutto pienamente dagli anni 70, 80 e altro, collegata peraltro a una trasformazione di prospettiva nel dibattito pubblico europeo, occidentale, ma anche per dire nell'Europa orientale progressivamente, soprattutto poi a cavallo dell'89-91, cioè della caduta del comunismo e quindi del rientro dell'Europa orientale nella storia europea, anche se in questo momento non particolarmente edificante. Ora, diciamo, c'è stata proprio una trasformazione per quello che riguardava la percezione della Shoah. Si è cominciato a parlare della Shoah, prima dell'Olocausto, poi della Shoah, si è capita la specificità di quello che era accaduto a Hitler. È iniziata a dettare la memoria, ma sin dall'inizio, per esempio, si è detto che i testimoni certo ricordavano che erano fondamentali, ma che per esempio non sempre la loro testimonianza corrispondeva con quello che la ricerca storica faceva emergere, che comunque alla lunga la storia era quella che doveva prevalere, perché i testimoni a un certo punto scomparivano, eccetera. Devo dire, sono tutte argomentazioni che io stesso ormai provo pudore e anche turbamento a fare, perché diventano anche loro parole vuote, parole che non ci mettono di fronte al problema della sua radicalità, per come credo che dobbiamo continuare ad affrontare. Allora, innanzitutto, come dicevo, c'è la sacralizzazione del luogo, l'idea che appunto recarsi sul luogo, tra le altre cose, possa mettere in contatto con la realtà dell'evento e la sua essenza. Ora, io vi posso dire che in parte è tutto vero. Onestamente, ci sono momenti in cui, dopo i numerosi viaggi che ho fatto, certo nulla in confronto a quelli del mio amico Marcello Pezzetti, cioè proprio una quantità infinitesimale, io ogni tanto dico sinceramente, senza retorica, di aver percepito i morti nell'aria, nella terra, di aver sentito che quello era un grande cimitero. Non sempre, non comunque, perché tutti noi abbiamo dei meccanismi molto complessi anche nell'approcciarci alla storia. Io stesso
La prima volta che sono andato in Auschwitz non ho provato perché. E soprattutto, appunto, dopo già quei passaggi precedenti, era come se si esca dal mito, perché poi ci si trova, come è stato notato da molti già parecchi decenni fa, alla fine Auschwitz è un luogo memoriale in cui ci sono dei resti sicuramente un po' ritoccati, va detto, nel tempo, che sono rimasti lì, e come qualcuno ha detto, attenzione, non è così semplice andare in un luogo in cui della storia millenaria dell'ebraismo polacco, e non solo, perché appunto c'è tutto l'ebraismo europeo lì, rimangono dei resti, non solo i resti famosi che vedrete nel museo di Auschwitz, in Auschwitz 1, cioè le famose distese di capelli, valigie, scarpe, rasoi, o pennelli da barba, anzi, o cose di questo genere, ma è come se veramente, cioè, si è di fronte a qualcosa di veramente grosso, in cui altro che storia, memoria, 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 storia, eccetera. Però poi non è detto che si trovi e che si capisca subito. Sicuramente non si capisce nulla se non si sa qualcosa, se non si sa qualcosa o se non ci si interessa a saperlo dopo. Cioè, il viaggio di Auschwitz è il prima e il dopo, non il viaggio. E non può che essere tale, cioè per essere una cosa seria. E visto quello che invece è diventato nel tempo, il pericolo è grandioso, oggi più che mai, oggi più che mai. Non credo di essere l'unico ebreo molto sensibile anche a questa vicenda, che per esempio provi oggi un moto di fastidio quando sento la parola memoria. Perché? Perché è stata talmente caricata, capitemi bene, da tutto questo, che alla fine appunto il rischio è di perdere qualcosa. Mi è poi capitato, mi avvio alla conclusione, di leggere nei giorni scorsi un libro segnalato, mi devo dire, l'avevo visto in libreria su Amazon, nei miei giri forsennati, quando vado a vedere tutti i libri che escono, romanzi israeliani, eccetera, ma stranamente, nonostante il titolo, non era tenuta l'attenzione. Un libro, appunto, che ho nominato prima, Il mostro della memoria, di Shai Said, pubblicato da EU. Ora, chiaramente l'apparato editoriale ci dice molto sulla società israeliana. No, non ci dice molto sulla società, soltanto sulla società israeliana, e dice anche una certa malevolenza nel dirlo, ma ci dice molto su tutti noi, e non solo su noi ebrei, ma sull'umanità rispetto alla memoria. Perché la storia di un israeliano, che a un certo punto diventa specialista della Shoah, e finisce col fare la guida in ebraico per le scolaresche israeliane, a un certo punto il viaggio ad Auschwitz diventa, non solo ad Auschwitz, nei luoghi dello sterminio, diventa un rito nella scuola israeliana, poi anche per l'esercito israeliano, in visita variamente, per parte dell'esercito, per le grandi celebrazioni che Israele fa in Polonia, e poi anche in generale per anche visitatori in visita in generale. E questo personaggio, che all'inizio tra l'altro si dedica alla Shoah, perché forse è un argomento che in Israele in quel momento offre possibilità di studio, borse di studio, eccetera, poi però diventa un esperto, viene accusato da subito di essere un pochino freddo, di essere troppo uno storico quando parla, allora cerca di correggersi, si confronta, eccetera, e alla fine finisce pazzo, praticamente, cioè finisce, adesso vi lascio un gusto di leggerlo, perché praticamente finisce per vedere e sentire i morti, ma attenzione, non nel senso che sia arrivato a un processo tale
di identificazione, da in qualche modo immedesimarsi empaticamente, che sarebbe una cosa insieme bella e terribile. Ma non è questo il problema, è che proprio alla fine non ci si districa più. Non a caso lui sente che praticamente vede nelle altre guide quello che fa lui, e si rende conto che qualunque cosa dica, anche per esempio il fatto di approfondire storicamente in modo quasi neutro e distaccato, ma anche di appassionarsi, di entrare nella vicenda, nel vissuto, in qualche modo è comunque problematico e resta problematico, e non c'è viaggio, esperienza della Shoah che tenga. Il tutto resta problematico. Poi è vero al 100% che saranno in qualche modo gli storici a dover gestire di più tutto questo a un certo punto, ma in realtà tutti noi, specialmente gli ebrei, ma non c'è possibilità di venire a patti, di venire a una qualche tranquilla conciliazione con questa. Né la memoria può essere appunto una sorta di sostituto della realtà storica, degli eventi, di tutto quanto, né probabilmente gli eventi ricostruiti anche al millesimo ci daranno mai la risposta, a parte le risposte, le domande fatidiche. È questo il punto fondamentale, questo è ciò da cui noi dobbiamo partire quando facciamo questi viaggi. Il viaggio, paradossale detto da me in questo momento, il viaggio non è il luogo, è un luogo. No, non ci sta. Ma il luogo è un luogo, ma è tutto il resto che in qualche modo dobbiamo gestirci, ognuno come sa, e non è affatto indispensabile, per esempio, che ogni ebreo sia uno storico della Shoah. È possibile, non è più giusto pretenderlo, ma ogni ebreo e anche ogni persona di buona volontà sulla faccia della terra deve in qualche modo porsi le questioni radicali. Concludo davvero ricordando che c'è una parabola che in questo senso si potrebbe intravedere. Quando uscì nel 1985 Shoah di Hans Mann, che fu veramente un film epocale, a dir poco epocale, e che io tra l'altro mi vanto di averci scritto dopo averlo visto al Festival di Venezia, in due comode tranche di 4 ore e mezza, senza interruzioni, in 2 pomeriggi, perché fu proiettato al Festival di Venezia, quindi poteva essere a fine di agosto dell'85. Poi scrisse un articolo che venne pubblicato qualche anno più tardi sulla rassegna mensile di Israel, e lo chiamai, vabbè, era una cosa che girava nell'aria, non è solo io l'avevo capito, Shoah di Hans Mann o della passione vissuta. Il vissuto è un gioco, e questo vissuto era tanto più un gioco perché, come è noto, Hans Mann non ricorreva immagini di repertorio, era tutto al presente. E concludevo l'articolo tra l'altro dicendo una cosa che poi ho visto mille altre volte commentata, proprio il confronto tra il luogo di morte, per come lo vediamo oggi, e io lo vedevo allora in un film, non in persona. L'ho visto di persona alla bellezza di 12 anni dopo, per la prima volta, vedere appunto questo luogo di morte sullo sfondo della natura, di una natura per certi aspetti bellissima, ma soprattutto vedere il vissuto dei sopravvissuti, fermo restando che noi, il sopravvissuto dei sommersi, non lo coglieremo mai, veramente. E me ne sono accorto ancora di più occupandomi moltissimo proprio di cinema, cioè, per esempio. Ebbene, c'è una parabola da allora fino a un libro come quello di Shai Sarid, che ripeto, non riguarda un israeliano, un nevrosi israeliano riguardo alla Shoah, riguarda nevrosi di tutti noi riguardo alla
Shoah alla fine. Riguarda il nostro rapporto profondo con la Shoah, cioè è come se quello che Lanzmann insieme con altri aveva acceso, oggi è come se ci si presentasse appunto nella sua mostruosità, nel suo lato mostruoso, cioè non l'abbiamo esorcizzato e non lo esorcizzeremo mai, e questa è l'unica soluzione possibile. Noi lo conosciamo da tanti anni e ne approfitto per dirvi che domenica prossima è sul corpo e se dovete iscrivervi subito perché avendo tutto in mezzo dobbiamo organizzare più presto il tutto. Benvenuti a questo.